il Padre sa. Da questa consapevolezza deriva la diversità della preghiera cristiana così come Gesù ce l'ha svelata. La preghiera non consiste, come immaginiamo, nella ripetizione di formule, nella celebrazione di riti e di cerimonie, ma nella profonda comunione con un Dio che scopriamo Padre benevolo e a cui affidiamo le nostre necessità. In questa differenza nasce il rapporto col Dio di Gesù e la preghiera acquista un nuovo volto. Spesso invece, anche se siamo cristiani, la nostra è una preghiera ancora pagana. Tentiamo di convincere Dio della bontà delle nostre richieste, della necessità che Egli esaudisca le cose che chiediamo. Certo, dobbiamo pregare tanto, ma non solo chiedere, anche ringraziare, lodare e affidare, come ci si affida ad una persona che si ama. E la richiesta è sempre fatta ad un Padre che sa di cosa abbiamo bisogno ancor prima che glielo chiediamo, sapendo che riceveremo ciò di cui abbiamo bisogno, anche se non sarà necessariamente ciò che avremo chiesto. In questa logica la preghiera diventa cristiana e possiamo ripetere col sorriso il Padre nostro. Dal libro del Siracide. Sorse Elia profeta come un fuoco, la sua parola bruciava come fiaccola. Egli fece venire su di loro la carestia e con zelo li ridusse a pochi. Per la parola del Signore chiuse il cielo e così fece scendere per 3 volte il fuoco. Come ti rendesti glorioso Elia con i tuoi prodigi? E chi può vantarsi di esserti uguale? Tu hai fatto sorgere un defunto dalla morte e dagli inferi per la parola dell'Altissimo. Tu hai fatto precipitare re nella perdizione e uomini gloriosi dal loro letto e hai annientato il loro potere. Tu sul Sinai hai ascoltato parole di rimprovero, sull'Oreb sentenze di condanna. Hai unto re per la vendetta e profeti come tuoi successori. Tu sei stato assunto in un turbine di fuoco, su un carro di cavalli di fuoco. Tu sei stato designato a rimproverare i tempi futuri, per placare l'ira prima che divampi, per ricondurre il cuore del padre verso il figlio e ristabilire le tribù di Giacobbe. Beati coloro che ti hanno visto e si sono addormentati nell'amore, perché è certo che anche noi vivremo, ma dopo la morte la nostra fama non perdurerà. Appena Elia fu avvolto dal turbine, Eliseo fu ripieno del suo spirito. Nei suoi giorni non tremò davanti a nessun principe e nessuno riuscì a dominarlo. Nulla fu troppo grande per lui e nel sepolcro il suo corpo profetizzò. Nella sua vita compì prodigi e dopo la morte meravigliose furono le sue opere. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: pregando, non sprecate parole come i pagani, i quali credono di venire ascoltati a forza di parole. Non siate dunque come loro, perché il Padre vostro sa di quali cose avete bisogno ancor prima che gliele chiediate. Voi dunque pregate così: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Se voi infatti perdonerete agli uomini le loro colpe, il Padre vostro celeste perdonerà anche voi. Ma se voi non perdonerete agli uomini, neppure il Padre vostro perdonerà le vostre colpe. Dio è Padre
e ti guarda da padre, come il migliore del papà. Non vedi i risultati che non hai ancora raggiunto, ma i frutti che potrai ancora portare. Non tiene il conto delle tue mancanze, ma incoraggia le tue possibilità. Non si sofferma sul tuo passato, ma scommette con fiducia sul tuo futuro. Perché Dio ci è vicino a noi, Lui è vicino a noi. Lo stile di Dio non dimentichiamo. Vicinanza, Lui è vicino, con misericordia e tenerezza. E così ci accompagna Dio, vicino, misericordioso e tenero.